Questo pomeriggio, mercoledì 15 gennaio 2015, su Canale 5 ci attende il terzo episodio settimanale del Segreto. Nelle scorse puntate Maria ha salvato la vita a Gonzalo, confessando in pubblica piazza, un attimo prima dell'esecuzione, di aver trascorso una notte d'amore con lui. Rivelazioni che costeranno davvero molto care a Maria, che, come avremo modo di constatare oggi, verrà cacciata di casa da Francisca. Dolores invece pare stia per rinunciare alla carica di sindaco, ruolo che così tanto stress le ha accusato negli ultimi tempi. Entriamo allora nel dettaglio grazie alle nostre anticipazioni. Dopo le clamorose rivelazioni di Maria che hanno salvato la vita a Gonzalo, la giovane è costretta a fare i conti con la rabbia e l'umiliazione di Francisca e Fernando. La sua madrina ha sperato sino all'ultimo che avesse mentito per salvare la vita del sacerdote, ma a precisa domanda se avesse veramente trascorso una notte d'amore con Gonzalo, Maria non ha saputo rispondere, un silenzio che è valso molto più di 1.000 parole. Una situazione davvero molto complicata per la ragazza, resa ancora più difficile dall'incauta visita di Gonzalo in villa, che ha fatto letteralmente imbestialire Francisca e Fernando. Quest'ultimo ha colpito con un pugno in pieno volto il suo rivale in amore, ma la reazione più dura sarà quella della Montenegro, che dopo averci pensato su, nella puntata di oggi caccerà di casa la povera Maria. Dolores nel frattempo ha deciso di rinunciare alla carica di sindaco. Gli ultimi accadimenti hanno dimostrato che non è in grado di reggere il peso di tale incarico. Tristan invece sta per rompere gli indugi con Candela e nella puntata di oggi arriverà a confessarle di nutrire dei sentimenti nei suoi confronti, nonostante si senta ancora molto legato a Pepe.